in questi termini, perché il costo complessivo, l'ingegnere non l'ha detto, forse perché non lo so, ma si aggira intorno, se non sbaglio, agli 8 milioni di euro, quindi non su bazzecole. Però dividendolo e frazionandolo in lotti si riesce a ragionare con cifre di 3-4 milioni di euro, che come amministrazione siamo pronti con delle idee progettuali attuabili e pronte da proporre sia alla regione sia ai ministeri competenti non appena escono bandi, perché adesso quello che si cerca è un progetto attuabile che abbia già una, non è che si vanno a finanziare i titoli come si faceva una volta, perché una volta c'erano fondi, ma fondi non ci sono, vanno a guardare effettivamente la bontà dell'intervento e l'attuabilità e l'esecuzione immediata delle opere. Infatti qua ci stiamo lavorando da un po', stiamo facendo ricerche, programmazione, e questo rientra nell'ambito di programmazione dell'amministrazione comunale. La parola al capo del quartiere. Siccome si parla sempre di milioni, noi facciamo delle cose a gratis. Intanto ringraziamo l'ingegnere e l'architetto che sicuramente sono venuti a gratis, perché noi non abbiamo sicuramente, quindi ringraziamo per essere venuti, per essere in mezzo a noi, come si direbbe proprio in gergo religioso. Quindi a parte questa battuta, intorno al ponte, se togliessero quelle due, quella cascata stupenda naturale che purtroppo non è di acqua pulita, e quell'altra cascata stupenda che è in basso, che è quella qua stupenda sotto il ponte, già il parco fluviale intorno al ponte è già fatto da solo, come diceva amico, ti chiamo amico stavolta, amico Alessio, come diceva Giannetto, perché effettivamente quelli dell'Afor ci stanno pulendo con dei lavori regionali dell'Afor che si stavano poi intorno al ponte. Oggi ci siamo stati, se non ci fossero state queste due fogne, il ponte era già vivibile, già così com'è, senza spendere né 8, né 10, né 13 milioni di euro. Infatti abbiamo detto che questa zona è già così, ce l'abbiamo sotto casa. Noi dobbiamo andare a fare il picnic, dobbiamo andare poi al Germano per fare il picnic. Quando se non ci fossero queste fogne e quella schifezza lì, scenderemmo qui a piedi con la cistiluzza e andremo a fare qui. Un'altra cosa che volevo dire è che si potrebbe inserire, non so se, perché noi ci lavoriamo come associazione, il percorso di Ciocchino, dalla croce di Gimella ad arrivare al ponte della Corona, c'è un percorso naturale che non ha bisogno di nessun intervento, e noi l'abbiamo già fatto, assessorissimo. Dalla croce di Gimella ad arrivare al ponte della Cona c'è un percorso che era quello che faceva la transumanza dell'architetto qui del suocero. Si veniva la Gimella a fare la transumanza, e la strada, e siccome è già in mezzo ai poderi, in mezzo alle altre proprietà, è già fatta, e noi come associazione avevamo l'idea di andare a mettere, ancora ce l'abbiamo appena recuperiamo un po' di fondi dalle nostre tasche, di mettere le tabelle descrittive dei luoghi di Gioacchino, perché c'è Gimella, è già un luogo di Gioacchino, poi c'è di fronte al ponte c'è il torrente Pomino, che è anche un altro luogo di Gioacchino, e poi c'è la macchia della Croce, che è un altro luogo di Gioacchino. Quindi c'è da mettere queste tabelle descrittive con questi luoghi qui, e poi si può fare il parco botanico senza intervenire a piantare altri nuovi alberi. Quelli che ci sono delle ciliegie, ci sono delle ginestre, ci sono tante altre erbe che non conosco, che si potrebbero fare anche insieme agli amici qui di Legambiente, fare delle piccole tabelle senza andare a spendere troppi soldi, finanziandoli anche, trovando dei soldi nostri privati, si può fare questo intervento molto semplice da realizzare. Difatti stavo dicendo che questo è un primo pezzo, è una parte del fiume Neto. Ovviamente poi, perché no, continuare dove di Gelè, un po' più avanti, e avere la possibilità di visitare questi altri luoghi sarebbe un sogno. Ovviamente i soldi ci vogliono non tanto per la piantumazione, ma tanto per la ristrutturazione dei vecchi opifici. Si potrebbe iniziare già con delle cose semplici, già togliendo quelle due foci per dire, bisogna trovare il sistema. Se riuscisse a togliere già queste, già il palco, cioè, si potrebbe iniziare a vivere il fiume così, come poi chiaramente se arrivano dei fondi, si ristruttura tutto, chiaramente sarà tutto volontario. Niente, allora prima di ricevere due
ci non la parola a Pietro Petrone perché aveva fate i pazzi. Non niente. Prima di passare la parola di nuovo all'architetto Petrone, volevo fare un altro piccolo intervento. Mi ero scordato una cosa fondamentale e volevo ringraziare i ragazzi che stamattina alle 9 erano con noi a pulire il ponte, che ci hanno dato una mano. Purtroppo non abbiamo potuto fare più di molto, in un'ora abbiamo riempito un camion e poi purtroppo è dovuto andare via. E per quanto riguarda la sensibilizzazione a cui accennavo prima, stamattina, grazie al direttore Riccardo Zuccurro, che ringrazio, abbiamo avuto anche la presenza di tre scolaresche che insomma sono venute e a cui Giuseppe ha dato delle indicazioni, diciamo a livello teorico, e poi qualche ragazzo insieme a qualche maestro è anche rimasto a darci una mano. Quindi io ripasso di nuovo la parola all'architetto Lopetrone e poi ci avviamo alle conclusioni con il presidente di Legambiente. Un secondo solo, vi inviterei, comunque l'argomento senza ombra di dubbio è di interesse, a fare degli interventi. Insomma, occasioni di queste ce ne sono poche, se no ci riduciamo semplicemente a criticare, a fare gli interventi su Facebook, insomma, che sono di una sterilità senza fine. Quindi io vi inviterei, se avete delle considerazioni, insomma, di farle adesso. No, volevo precisare soltanto che al di là della spazzatura che c'è in questa immagine e che già denota la sensibilità di alcune persone, volevo precisare che quell'acqua che esce da dovrebbe essere acqua pulita. Allora, questo scarico è uno scarico di acque bianche, cioè nel paese c'è una rete di raccolta delle acque piovane che quando piove, insomma, vengono raccolte, vanno a finire nei tubi e poi vanno a finire nel fiume. Non c'è niente di male in tutto questo, nel senso che è acqua piovana che defluisce nel fiume tranquillamente. Quindi qui dovrebbe uscire acqua bianca, diciamo, quella che si chiama acqua bianca perché è acqua piovana. Purtroppo la mancanza di sensibilità si spinge, o meglio, tante volte anche come l'abusivismo di necessità, insomma, ci sono condizioni sociali che viviamo che sono di disagio, hanno portato tantissime persone, quando hanno costruito, a riversare le fogne nelle condotte delle acque bianche. E allora è chiaro che invece di uscire acque bianche, qua esce acque nere, acque fogne, cioè gialle e marrone, insomma, scusate la caduta di tono, insomma. risanare che vuol dire? In questo punto, per esempio, come si fa a risanare? Come si fa a sapere chi è che butta la fognatura, chi è che il cui scarico quando tira l'acqua del water va a finire qua dentro? Come facciamo a saperlo? Questo è un punto di difficile risoluzione, anche perché i depuratori sono fatti per funzionare con certi tipi di fluidi che arrivano. Se sono fognature, devono arrivare fognature. Qui arriva a periodi acque bianche, se d'inverno piove acque bianche e fognature, poi d'estate magari qua aumenta in modo esponenziale. Questa è stata fatta in primavera, mi pare, questa fotografia, cioè, ma in estate qui porterà solamente, naturalmente non piovendo, solo fognature. Cioè, riuscire a risanare una cosa di queste non è semplicissimo. Quindi, mentre altre situazioni, quell'altra cascata lì, fognature, si sa e si può risolvere in qualche modo, qui è di difficilissima risoluzione, se non a fronte di spese notevoli, e poi ritorniamo sempre allo stesso discorso. Invece, per quanto riguarda la spazzatura, è chiaro che vanno perseguiti quelli che fanno queste porcherie, insomma, non è più accessibile. Il mondo sta cambiando anche da noi un pochino, insomma, non bisogna più consentire che persone sporchino il mio ponte, insomma, perché anche me un pochino, no, è come dei signori di tutti. Io non lo consento più, cioè non vorrei non consentirlo più. Queste cose che si vedono qui, dove manca quel pezzo, vedete, questi sono i primi segnali del degrado. Vedete sotto il piede come cominciano a essere scalzate le murature, o come mancano dei pezzi dei conci di pietra, vedete. Questi sono ecco, per esempio lì dove c'è, quelli si chiamano buchi di naita, dove mettevano i pali per costruire, per mettere l'impalcatura. Ecco, lì per esempio, che manca già il paramento murario, quello lì sarà di prossima demolizione. Anche qui, vedete qua per esempio questo, lo spigolo qua che se ne sta andando. Questo volevo farvelo vedere per supportare quello, sono io.
per supportare le cose che ho detto con un po' di immagini. Il ponte è bello perché è fatto in pietra, in conci di pietra squadrati, in conci ad opus incertum e in mattoni. Quindi c'è una tecnica costruttiva che viene certa rilevanza, insomma, secondo me ha un valore, al di là del valore storico, anche un valore di documento di manufatto ingegneristico non da poco. E quindi volevo vedere se c'era qualcos'altra cosa di interessante. Vabbè, poi nell'ambito del Parco Floreale immagino che tutte queste costruzioni poi dovranno avere una destinazione. Qui il posto è bellissimo. Ecco, questa è la parte del parapetto che sta crollando verso monte e si sta fratturando in più punti. È già visibile, insomma, ecco, questi sono i distacchi del muretto verso l'esterno. Vediamo se c'è qualcos'altra cosa. No, penso di aver finito. Ok, allora se non ci sono. No, c'è un intervento da parte di Massimo. Sì, puoi venire qua a fare, se è meglio che ti sento, no? Ciao. Buonasera a tutti. Intanto non è per essere catastrofista, però Garantonelle, grazie a Candy Annazzi. Negli ultimi 15 anni da quelle acque sparita la Salvo Macrostipi era la nostra trota autoctona. Ripopolamenti scellerati, a mio modo di vedere, l'hanno fatta sparire del tutto. Cioè, se si pensa ad un parco fluviale, dobbiamo essere veramente attenti a quelle che sono state le nostre razze tipiche. E penso anche al soggetto loro. Infatti si parlava proprio dell'integrazione. Cioè, se, bisogna fare alta attenzione. Vecchie specie sparite. Vecchie specie sparite ormai, cioè, è difficile recuperarle. Come fare ambiente? Stiamo cercando di ottenere una vasca dell'allevamento ittico. Per cercare di riallevare e rintrodurre nelle nostre acque queste. Ma soprattutto, ripeto, per riallacciarci al progetto non tra che due bellezze di un'importanza unica. La frequento tantissimo la zona, prima come pescatore e cacciatore, perché amo il mio territorio. E bisogna essere sereni. La cosa più difficile, penso, che sia proprio la sensibilità delle persone. Coinvolgere le persone al bene, perché per troppo tempo è stato continuato il brutto a sentire. Noi stessi non conosciamo il nostro paese. C'è gente l'anno scorso che arrivava con la chiesetta da sopra, non c'era mai stata. Io resto scioccato a tante affermazioni dai cittadini stessi. E la parte più difficile è proprio il coinvolgimento e aiutare la gente veramente a coltivare quel bello ideale che è mancato. Qualcosa si sta muovendo, grazie a tutte le associazioni, anche ai ragazzi del motocross, pensa, ai quad, sono di un'importanza unica. Tutti i divieti, qualsiasi forma di divieto, penso che abbiano fatto più male al nostro territorio che bene. Allontanare la gente dai boschi, dai territori, non si può affidare il monitoraggio del nostro territorio a faccio guardie ecozoofide, ambientali, chimiche e sia. Per quanto si possano spendere, è impossibile. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione, coinvolgere i cittadini, ma dalle piccole cose. Ripeto, certi giorni sono meno catastrofista. Vedo che sta crescendo una sensibilità maggiore. Anche nell'amministrazione, come già stato detto la prima volta che abbiamo messo in genere, anche un tetto di Ethernet che giaceva là da anni e non è stato mai preso provvedimento. Qualcosa si sta muovendo e dobbiamo muoverci tutti, unire le forze, senza star lì a fare strani e stupidi antagonismi che non portano a nulla. Lavorare, coltivare il bello ideale che manca da troppo tempo. Grazie. No, volevo ringraziare Massimo, e lui è arrivato un pochettino dopo, però ha sostanzialmente toccato i tre argomenti che abbiamo sottolineato all'inizio, che sono il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la severità. Io prima, quando scherzavo e dicevo della rete elettrica, io lo farei sicuramente, cioè, ma era una provocazione per dire che, insomma, è finito il tempo di dire vabbè chiudiamo un occhio, vabbè sappiamo chi è e che possiamo fare. È arrivato il tempo di denunciare. Io adesso mi riallaccio ad una frase stupenda che Giannetto ha preso a prestito quando facemmo il primo maggio, o non mi ricordo se era il primo maggio o la giornata al Museo della Biodiversità, che era quello di riappropriarci del gusto dell'indignazione, che è la cosa che dovremmo fare tutti. Noi lo stiamo facendo
come associazione, ma in primis come, come cittadini, insomma. E ultimamente sento parlare che a scuola il problema, nessuno dei problemi delle scuole sta diventando quello della rielaborazione dell'ora di religione. Questo è diventato il problema. Io, secondo me, un problema grave è quello che hanno cacciato l'educazione civica. Lo reputo una cosa gravissima, ma non il problema della religione, insomma. C'è una cosa molto più seria, vabbè, insomma, in Italia siamo abituati a sviare molto spesso le attenzioni, insomma, in questo siamo maestri. Scusate la mia vena polemica. E c'era un altro intervento, grazie mille, dottoressa Prosperati. Allora, volevo fare i complimenti all'iniziativa, all'associazione 12, chi ha partecipato, perché finalmente è un convegno propositivo, quindi mi fa enorme piacere. Anche questa, ho un po' da ridire sul titolo, ma forse era proprio provocatorio. Io non penso che sia identità perduta, piuttosto identità sommersa o nascosta, anche perché dai racconti a me fatti, a me detti, quelle erano le zone dei vulli, no? Dove i ragazzi fino agli anni 80, chi non aveva la possibilità, perché oggi i nostri figli nascono, crescono, vanno e viaggiano in una giornata dal mare. Quanti ragazzi hanno anche perso la vita perché cercavano l'acqua. Da poco io ho visitato le cascate di Pivonci, quindi nel territorio delle serre, e mio marito, insomma, mi raccontava che, e diceva anche con orgoglio a quelli là, a quelle guide naturalistiche che ci hanno portato con le jeep, cioè, ma queste San Giovanni noi sono ancora più belle, l'acqua era calda, l'acqua quando arrivavi in fondo, insomma. Quindi partire da questa identità, che io penso, non sono catastrofista, io penso che tanti di noi, tanti nonni, racconti, gli zii, tanti ragazzi, forse quelli attuali perché presi da tante altre cose, quindi è colpa di noi educatori, di noi genitori, talvolta anche da tutti i servizi, ma le generazioni presenti amano il passato, amano il loro territorio, lo amano tanto, andrebbero magari svegliate. Mi piace quando l'ingegnere parla proprio di valorizzazione. Valorizzare, grazie. Grazie alla professoressa Prosperati. Ci sono altri interventi? Ti devi alzare, come hanno fatto tutti. Devo dire una cosa velocissima, parliamo di valorizzazione, che bello il pot. Ma questa fogna come la togliamo? Quando la togliamo? Cioè è difficile togliere la fogna, le acque bianche e quelle nere si sono mescolate. Beh, è difficile, dobbiamo cominciare il più presto possibile. Così come ministro. Salutate, c'era un intervento di Gianni. Buonasera a tutti. Io chiederò un po' di coraggio in più agli amministratori, perché anche se è un dovere degli amministratori rispetto a quello che devo adesso, perché io non credo che ringraziamo gli amministratori in genere. La dico in genere, nel senso che abbiamo avuto, come associazione noi abbiamo avuto rapporti o scontri con tutti gli amministratori che hanno preceduto questa amministrazione comunale, anche sul ponte, sul parco fluviale, quindi non è la prima volta che diciamo queste cose, anzi Legambiente ha fatto più iniziative sul ponte, portando studenti, portando anche un laboratorio per il controllo delle acque, quindi abbiamo lavorato su questo ponte, ma quello che mi chiedo io, chiedo anche agli amministratori, cioè a prescindere dall'iniziativa che abbiamo nel mondo di oggi, c'è bisogno di fare un'iniziativa per andare a pulire lì sotto. Ci sono gli amministratori, ma ci sono anche chi può farlo questo tipo di lavoro, tipo di zia. Domani mattina si può andare ulteriormente a togliere quello che è rimasto. Quindi noi aspettiamo un'altra iniziativa, il prossimo anno andiamo con un camion e togliamo quello che c'è. Penso che sia una cosa normalissima, fa parte del vivere quotidiano, ma fa parte anche del costume degli amministratori e di chi opera in questo settore. Ma tante volte è stato Scusi, pulito l'assunto. Lo sto finendo, certo. Allora io le cose coraggiose che chiedo quali sono? Allora i tecnici cosa avete visto tante cose, ma alcune cose non le avete dette. Per fare il parco fluviale dobbiamo liberarlo da alcuni abusi che lungo questo tratto sono presenti. Se non liberiamo gli abusi e non consegniamo ai cittadini di fare altro, non solo di togliere quello che c'è, ma di non permettere a nessuno di occupare gli argini del fiume. Se noi ci diciamo queste cose, cari cittadini, chi mi ascolta, non cambieremo nulla, non cambieremo nulla. Se non c'è rispetto dei beni comuni, il fiume è un bene comune, ma non può diventare proprietà di qualcuno. In molte parti di questo fiume gli argini sono ristretti, c'è chi ha occupato fino all'acqua ha occupato. E quindi se ci sono situazioni, lei mi ricordo quando pensavo di conto storico
dei tre punti, no? Allora lì avevamo chiesto di mettere delle transenne, di fare uno steccato e di non fare occupare quello spazio vicino al ponte. Adesso c'è qualcuno che da anni ha aperto una bottonella e poi ci buttano tutto. Lì è il ponte, è la parte che va messa in sicurezza, ma in quel modo non è in sicurezza. A 50 metri c'è chi ha fatto un cantiere, a 50 metri ancora c'è chi ha fatto una cosa per tagliare legna e lo occuperanno. E se noi li consentiamo, se noi li togliamo, fra qualche giorno ci sarà una struttura, poi sarà peccato a battere quella struttura. Allora come lo faremo il parco fluviale? A cosa serviranno questi soldi se non liberiamo questi spazi e li rendiamo anche fruibili? Perché è vero quello che dicevi tu, se non c'è quella pozza, se non c'è quella fogna, è già fruibile. Almeno questo tratto è già fruibile. Ci sono altri spazi che possono essere fruibili. Allora muoviamoci in questa direzione, per il coraggio di fare questo ci deve essere. Non promettiamo e non facciamo. Grazie mille, Gianni. C'è una replica dell'assessore. Non ha detto molto perché come al solito c'è, si cade sempre una provocazione, quindi si cerca sempre di evitare. Noi rispondiamo di un anno di amministrazione, caro Gianni. Cioè, tu devi vedere l'opera che abbiamo fatto di demolizione del depuratore, se quell'area è stata occupata e nessuno si permetterà lì di andare a mettere, almeno fino a quando ci sarò io e penso che fino a quando sarà il sindaco Parini. Di queste problematiche l'abbiamo detto, cioè, non è che quando abbiamo detto stiamo lavorando per gli espropri o per togliere questi abusi ci vuole tempo, perché lo so, fare un esproprio per pubblica utilità in una situazione tranquilla, non è che c'è una procedura che si sa avviare e si fa. Il problema è proprio questo che dicevi tu, e qua è dovuto al fatto che noi stiamo già lavorando, anche non sapere, può essere pure che non saremo più e il finanziamento non viene, però noi già abbiamo avviato una procedura per capire come muoverci e come evitare queste situazioni e risolvere queste situazioni che tu hai detto. Cioè, che mi fa l'esempio, hai detto 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa, ho capito, e io 3 anni fa mi pare che non ce l'avamo. E insieme a noi fa la stessa parte. E adesso la continuo però da quest'altra parte. Quindi che vuol dire questa cosa? Cioè, sono d'accordo pienamente su quello che hai detto, però ognuno deve rispondere del proprio per altro. Posso un attimo dire una cosa? Sì, certo. A proposito degli espropri, insieme all'assessore Liano stiamo facendo un grosso lavoro catastale per verificare di chi è proprietà, quali sono i proprietari e che cosa sono andati, diciamo, a prendere, forse dico volontariamente, involontariamente, ma abusivamente. Quindi stiamo seguendo anche questo aspetto, e quando parliamo di 8 milioni di euro non si riferiscono certo alla piantumazione, ma anche agli espropri, perché stiamo parlando di un'area di 300.000 metri quadrati. E quindi, ma a livello legale, abbiamo anche avvocati qua, cioè non è che possiamo andare a prendere qualcosa che è intestato a qualcuno. Allora si parla di esproprio, è normale, ma il lavoro è grosso, il lavoro è molto grosso, cioè ci sono 3 lotti grandissimi e lo stiamo facendo. C'è un intervento da parte del di Antonio. Allora, vediamo se quando si parla di un ponte, vediamo se riusciamo ad unire qualcosa, perché il ponte come funzione principale c'hanno queste. L'architetto diceva il percorso che stiamo facendo è di questo tipo. Io voglio ricordare a me, a chi diciamo un po' di memoria delle cose accadute, che un altro bene culturale di questo paese, il più importante bene culturale dopo l'abbazia, era un edificio privato, cioè di non ecclesiastico, Palazzo Lopez, con la stessa logica che non c'era nessun vincolo di sovrintendenza e quant'altro, è finito in mani private. Noi abbiamo perso un grande valore, perché poi lì c'è la storia del risorgimento e così via. Allora, prima che succeda una situazione drammatica e noi siamo in attesa del vincolo, un suggerimento di una banalità estrema, una cosa che può fare l'Unione nel peggio, così ti potremmo dire che c'è di tutto. Se è stato interdetto al traffico, non dico a rete elettrica, qualcuno si può fare male, ma un impedimento, un cuticione, ma una cosa in modo che si evita il disfacimento fisico di questo manufatto, che poi sia storico o non storico, basta diciamo, il pensiero che racconta
la cultura già leggevo di per sé, un bollo, facevo una raccolta di firme, ce lo mettiamo noi, senza aspettare la sovrintendenza. Quindi queste sono cose che si possono fare, così come si potrebbe, diciamo, fare uno sforzo per capire a Foglia. La Foglia, diciamo, io mi ricordo le fotografie di quando ero più magro, sempre avevo lo stesso scarico, avevo più capelli e sempre lo stesso scarico, che succedevano sempre le stesse cose ogni volta che si faceva operazione fiume. E siamo sempre lì, sono stati fatti interventi sui depuratori, sulle pompe, insomma di tutto. Nel frattempo in Italia c'è pure chi fa le reti duali, acque bianche, acque nere, riesce, diciamo, a recuperare l'acqua a fini per acquare qualsiasi cosa. E qui siamo, diciamo, ancora nella, diciamo, incertezza di sapere cose che capitano. Basta, diciamo, fare un giro per il paese, di queste vicende se ne trova. Però se vogliamo dare delle risposte, non fare poesia, bisogna partire da queste piccole cose. Poi, siccome io di mestiere faccio il responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Lega Ambiente, un po' di parchi ne ho visti. E la domanda che mi sorgeva, che è un po' la domanda che noi abbiamo fatto nel 2006, quando si riprese un'idea progettuale che noi nel 98 avevamo lanciato, quando si fece la perimetrazione del Parco della Sila, il tema era come coinvolgiamo l'area urbana di San Giovanni nel parco. Gira che te rigira, le qualità territoriali erano quelle che c'erano, quindi si fece in maniera condivisa la scelta di tenere fuori l'ambito urbano, quindi c'erano delle parti significative del paese tenute fuori, però un progetto che lanciamo a suo tempo era quella di fare un parco urbano e avevamo, diciamo, avuto anche lo stimolo da questo punto di vista da parte del Ministero dell'Ambiente, perché in quel frangente si discuteva dell'impianto di risalita di Montenero. Allora, siccome quello era un ostacolo, c'erano le risorse, il Ministero era d'accordo con noi di fare la proposta al Comune di San Giovanni, dire noi vi triplichiamo quelle risorse, allora erano 12 miliardi, per fare un grande parco urbano e da lì, un parco fluviale, da lì partire a fare tutto un risanamento del centro storico. Poi la storia andò diversamente, ci fu, diciamo, un altro, diciamo, scontro ideologico, su questa partita non se ne fece nulla. Poi l'idea venne ripresa con quei termini e adesso arriva, diciamo, per l'osservazione. Più recentemente parlammo a suo tempo del compianto Antonio Acrias, consigliere regionale, nonché presidente della Commissione Ambiente della Regione, di fare utilizzare una proposta regionale per fare cosa? Partire da recuperare l'ambito urbano secondo la legge 1023 della Regione Calabria, che è una legge sulle aree protette, che prevede i parchi urbani. Per fare un parco urbano, io ne ho visti tanto, oppure un parco che ha una, diciamo, denominazione, da quello che capivo era anche un ambito naturalistico, se lasciamo da parte un attimo gli architetti e gli ingegneri, facciamo fare gli ecologi e i naturalisti, vi danno la risposta su come si fanno i parchi. E il parco non prevede nessun esproprio, c'è nessuna necessità, c'è la posizione di lì. Però bisogna fare scelte. Noi allora, diciamo, non siamo stati in grado, per la sorte che è capitata a Torino Acri, però l'idea era quella di fare partire per l'ambito urbano, fare un parco urbano su San Giovanni e poi partire per fare il parco fluviale del Neto, perché non so se ricordate Europaradiso, quella vicenda, diciamo, dove si voleva realizzare un mega complesso turistico sulla foce del Neto, e l'idea era proprio quella di ripartire da lì, da quella scommessa sbagliata che facevano gli amministratori, per fare un parco regionale urbano che arrivasse fino alle giunture, per capire, per poi avere l'ambito urbano a completamento del sistema Sila Neto. Si recuperava, diciamo, quello che era la storia, la tradizione dei greci e dei romani che hanno, diciamo, colonizzato la Calabria partendo da lì. Allora, quindi i parchi si possono fare in tanti modi, se non aspettiamo, ed è lo stesso errore che commisero i precedenti amministratori, di pensare un parco urbano degli ingegneri e degli architetti, come vogliate, rispetto a un parco urbano che è quello che ci serve, disegnato da ecologi, naturalisti, botanici, che non fanno né più né meno che indicare i vincoli che servono. Non c'è bisogno per e scomodare milioni di miliardi per fare, come dire, perché altrimenti in questo paese non si sentono tanti parchi ne hanno fatto a centinaia. Quindi bisogna capire qual è il punto di caduta, qual è l'obiettivo concreto, se si vuole fare un ambito protetto fluviale previsto dalla legge, dalla 1023, il comune lo può fare. Ovviamente, come faccio a
questa amministrazione regionale non è capace di far nulla su questo tema, però ci si può provare, noi siamo disponibili a farlo, però diciamo, con cose comprensibili, tutte le altre partite sono partite diciamo futuribili, che costano quello che costano.